L'Agnonese inguaia la Vastese nei play-out, sfoderando nell'ultima partita del campionato regolare una prestazione fatta di solidità e bel gioco. Dinanzi ad un ottimo e caloroso pubblico, pomeriggio freddo e ventilato al Civitelle. A riscaldare l'ambiente ci pensano le rispettive tifoserie. La posta in gioco è molto alta, i Granata di casa cercano il miglior piazzamento possibile nella griglia per la salvezza. Gli adriatici punti necessari per evitare il baratro. Alla fine avranno ragione i molisani di Antonio Meco Monaco, che si riaffida al 4-3-3 con gli ingressi dal primo minuto di Araldo in difesa e Barbato nel terzetto in mediana. Papagni per la Vastese preferisce inizialmente il 5-3-2, il cannoniere Leonetti tenuto prudenzialmente in panchina. La gara inizia a fare spenti, poi al quarto d'ora l'uscita suicida di Maraolo, che frana addosso al compagno di squadra albanese. Sciba quasi non crede al regalo impacchettato dagli avversari e deposita la sfera nella porta spalancata per il vantaggio biancorosso. I locali hanno subito un sussulto e Albanese si vede respinta la palla sulla linea di porta dal colpo di testa di Stivaletta, posizionato al punto giusto con Patania superato. Minuto 21, l'Olimpia tira fuori le unghie e spinge all'indietro gli avversari. Formuso a tu per tu con il portiere ospite si guadagna un fallo da rigore commesso da Iarocci. Il fischietto pisano Giuseppe Vingo indica la massima punizione. Dagli 11 metri si incarica di battere capitan Ricciardi. Patania è costretto a capitolare. Le squadre sono raccolte in pochi metri. Continui movimenti a centrocampo dei molisani mettono a disagio la Vastese, ormai incapace di reagire alla marea granata. Poco prima della mezz'ora, incursione da fondocampo di Ricciardi. Nessuno dei suoi raccoglie però l'invito. Allo scoccare del 45esimo, Corbo si inserisce a destra. Il centrale di difesa del Duca, postato nell'area piccola, tocca la palla nella propria porta. Patania è spiazzato e la sfera si infila lentamente nel sacco. Il primo tempo termina 2-1 per i locali. Nella ripresa partono bene i molisani, ancora taglia tutta l'area, non ci crede Formuso, il cuoio sfila via sul fondo. Mister Papagni butta dentro Leonetti e Cardinale per Stivaletta e Russo, ma è di nuovo l'Agnonese minacciosa all'ottavo. Ancora semina il panico a sinistra, Barbato va al tiro, salva in corner sulla conclusione violenta, sbardella. La Vastese con il trascorrere dei minuti si fa più propositiva, Maraolo si ritrova la palla tra le braccia con un po' di fortuna. Dall'angolo di Capellupo, Sciba conclude a botta sicura ma centrale. Siamo al minuto 19. Gli ospiti sono in crescita e provano a sfruttare meglio il vento alle spalle. Ancora il centravanti Sciba impatta il sinistro sulla traversa, brividi per Maraolo. I Granata riordinano le idee e tornano ad essere pungenti. Discesa irresistibile del solito Ribeiro che accarezza la palla. La traiettoria inganna Patania e Formuso deve solo appoggiare di testa in rete. Sul 3-1 Meco Monaco richiama proprio Formuso per un difensore centrale cassese. Il tempo trascorre inesorabile e dal solito calcio piazzato di Capellupo coglie il palo più lontano Leonetti. È il preludio alla marcatura dello stesso numero 19, Mischia, che riduce le distanze. Inutili gli assalti negli ultimi 5 minuti di recupero. L'Agnonese mette in cassaforte i 3 punti. Domenica 12 si replica allo stadio Aragona di Vasto per una partita da dentro o fuori. I biancorossi potranno contare nello spareggio salvezza sul campo amico e su 2 risultati su 3.